Sara Lenzi, vivo a Bologna, sono laureata in filosofia della scienza ed ho studiato sassofono, pianoforte e musica elettronica al conservatorio. Ho lavorato nel campo dell'arte, in particolare delle installazioni sonore, per circa 10 anni e 2 anni fa ho fondato l'agenzia di design sonoro Lorelai, che è una giovane impresa nata grazie ad un finanziamento della provincia di Bologna. Une architecture gonflable. Bientôt, une cathédrale éphémère. C'est un luminarium, l'une des nombreuses créations d'Architect of Air, une entreprise fondée à Nottingham, au Royaume-Uni, en 1992 par Alan Parkinson. Installé momentanément à Gex, en France, ce luminarium va devenir pendant quelques mois un nouveau terrain d'expérimentation pour Alan et Sarah. L'initiative came from Sarah Lindsay, and I was interested to see what she could do. We've had the same sound with our structures now for about 15 years. I think it's kind of nice, but it would be good to experiment. Sarah to try and do something, but we don't know that it's going to work. We don't know that it's going to be a success. So, knowing that it is a risky thing, then it's. Then it's better that it's not going to cost us any money. Artiste, entrepreneur, Alan Parkinson est tout cela à la fois. Dans ce sens, Sarah lui ressemble, avec cette même volonté de franchir le pas qui sépare souvent la création artistique de l'esprit d'entreprise. Per me è stata una scelta molto importante perché nel mondo dell'arte si fa molta ricerca, io personalmente ho fatto molta ricerca, ma questa ricerca di solito resta chiusa nei confini dell'arte, si rivolge ad un pubblico che è sempre meno, frequenta sempre meno le sale da concerto e io credevo invece che questa ricerca sul suono avesse molto da dire alle imprese, che potesse generare ricchezza. Ce jour-là, Sarah peut tester pour la première fois dans le luminarium les éléments sonores assemblés auparavant dans son studio de Bologne. On a technological level, she's just more attuned to what is possible nowadays. And I think also, as a young entrepreneur who's very much engaged in using different tools of promotion, I think there's also an aspect there where we're learning from her as well. Alan, ha le idee molto chiare. Proprio per questo c'è stato bisogno di comunicare molto e di lavorare molto insieme. Questa è stata la cosa più importante. Mi hanno indirizzata molto nel lavoro. Pour bénéficier de cet échange, Sarah a contacté l'une des nombreuses organisations chargées de relayer le programme Erasmus en Europe. Sono stata molto aiutata dall'ufficio italiano, per cui non ho avuto nessuna difficoltà burocratica, amministrativa, logistica, è molto semplice e questo è importante perché un giovane imprenditore, così come un imprenditore esperto, ha poco tempo solitamente. Quindi la semplicità del programma è molto importante e io lo consiglierei a tutti.